ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono super emozionata perché vi faccio vedere subito. Mi è appena arrivata la palette di Melissa Tani, quindi non vedo l'ora di farvela vedere nei minimi dettagli. Si presenta in questa scatolina di cartone che era imballata ovviamente col Pluriball. All'interno troviamo questa cartolina con i ringraziamenti che di dietro riprende il logo. Ed eccola qui. Chi è Melissa Tani? Per chi non lo sapesse, credo in pochissimi. Melissa Tani è una beauty content creator che ha più o meno la mia età, circa 26 anni, e da qualche settimana ha annunciato il lancio del suo nuovo brand di make-up. E questo qui infatti è il suo primo prodotto, ovvero una palette da 12 colori. All'interno troviamo circa 5 texture, se non erro, e i colori, vabbè, adesso li vediamo insieme. Il pack secondario si sfila in questa maniera. La palette è in soft touch, presenta la scritta, ovvero Serendipity, è il brand. Dietro troviamo ingredienti, inci, durata di 36 mesi. Importante da non dimenticare, è una palette cruelty free, quindi non testata ovviamente sugli animali. Wow! Ok, il formato è veramente super comodo perché è piccolino, compatto e sicuramente super adatto ai viaggi. Ha uno specchio, si può completamente... C'è infilato l'unghia! Momento pellicola. Ho circa 5 shimmer e 7 opachi, sono bellissimi. E adesso vi faccio vedere immediatamente gli swatch, così vi fate un'idea dei colori. Il primo colore è Crystal. Un colore bellissimo con base trasparente dalla texture glass. Come secondo colore abbiamo Base, che è un color panna leggermente tendente al rosato, molto molto chiaro. Come terzo colore Ice dalla texture Metal Ice, anche questo bellissimo. A seguire Marble, ovvero un grigio dalla texture super matte. Di seguito abbiamo Sparkle, ovvero uno dei più luminosi dalla texture transparent pearly. Di seguito Breaky, super matte, e Olive. Uno dei miei preferiti e dei più particolari, ovvero Snake. Bellissimo. Anche qui texture glass. Andando avanti abbiamo Foxy, ovvero un mattone super matte. Beon, che è praticamente il colore che probabilmente descrive più Melissa. Questo qua nella texture Vibrant Metal. Per finire Brown, un bellissimo marrone scuro, né troppo caldo né troppo freddo. E Lola, ovvero un nero modulabile. Questi qua sono tutti gli swatch, bellissimi. Vi ho avvicinato un po' così che possiate vedere meglio. Comincio subito applicando un po' di primer di Urban Decay, in modo da far aderire bene gli ombretti. Mentre ci sono, se siete capitati in questo video e non siete ancora iscritti al canale, vi invito a farlo per supportarmi e se volete lasciare un mi piace al video. Direi di cominciare applicando un po' del colorino neutro, ovvero Breaky, sulla piega dell'occhio. Tampono leggermente, solo per creare una leggera ombra. Come primo colore non è male, sembrava abbastanza chiaro, invece sul mio incarnato si vede molto bene e si è sfumato in 0,2 secondi. Con un pennello un po' più ampio applico una punta di Foxy in modo da scaldare un po' l'ombreggiatura. Giusto qua. Ovviamente voglio assolutamente utilizzare il verde oliva e quell'altro colorino Snake che è pazzesco. È tipo un oro verde bellissimo. Mi ricorda un po' un colore di una palette di Anastasia Beverly Hills in collaborazione con Jackie Aina, che adoro, quindi adoro automaticamente anche questo. Per adesso di questi due colori ho un'ottima impressione. Si sfumano benissimo, non danno problemi. Fantastici. Credo che Melissa abbia appunto pensato questa palette sia per un pubblico meno pratico, sia per chi la vuole utilizzare anche magari nel settore come makeup artist. Adesso vorrei prelevare Olive con un pennello un po' piatto e provare a fare magari con lo Smoky Eyes, quindi lo applico un po' di più verso l'angolo interno ed esterno. Questo colore è bellissimo, è un sacco di moda in questo periodo e io lo adoro. Il centro lo lascio libero perché dopo applicheremo uno shimmer. Una cosa un po' bizzarra che sto notando è che appena prelevato e applicato, almeno per il colore olive, sembra un po' più chiaro, non so se notate la differenza. Dopo qualche secondo sembra un po' che ossidi e prende quel colore un po' più scuro, quasi bruciacchiato. Ma tanto a me piace comunque. Qua sembra verde chiaro, qua verde militare. Devo ammettere che questa particolarità dell'ombretto, che è applicato più chiaro e poi diventa un po' più scuro,
Credo non mi sia successa con nessun ombretto. Comunque a me non dà fastidio. Sempre col pennellino piatto provo a prendere un pizzico di brown e applicarlo nella parte esterna e interna dell'occhio. Tra l'altro con questa disposizione cromatica e questi colori, anche se molto semplice da tutti i giorni, perlomeno a me vengono in mente tantissimi look. Tra l'altro non vi ho detto che il prezzo della palette è di 34,90€ se non erro e ovviamente la trovate nel sito di Melissa che vi lascio giù in descrizione. Sinceramente pensavo che all'inizio Melissa avesse fatto un prodotto per le sopracciglia o addirittura le ciglia. Avevo letto che una ragazza aveva scritto su un commento ciglia finte ed effettivamente ho detto sì, è perfetta, secondo me sono quelle. Invece ci ha stupito con una bella palette. Complimenti a Melissa. Ok, devo ammettere che ci sono stata qualche minutino a sfumare gli ombretti perché ho avuto un po' di difficoltà con marrone scuro, ma può succedere, magari sono anche agitata io per il video. Provo a ripassare un po' il verde che secondo me si è andato un po' spegnendo e al centro assolutamente Snake, che penso sia il mio colore preferito in assoluto. È veramente bellissimo. Che dire, bellissimi colori. Con un pennello angolato provo ad utilizzare un po' di nero a mo' di Elene sfumato senza esagerare. Sempre per provare il maggior numero di ombretti possibili provo un pizzico di Crystal all'angolo interno. Molto carino in questo caso sotto al verde, sembra un po' simile a Snake. Proviamo anche un po' di Baileys per sfumare qua su. E per finire vorrei provare a tamponare un po' di Sparkle sopra Snake per renderlo ancora più luminoso. Applico sotto gli stessi colori, quindi Brachy Olive Brown e torno da voi. All'interno dell'occhio applico la Long Lasting Precision di Kiko. Questa qui è quella lì doratina. Dopo aver applicato 9 dei 12 colori della palette, applico le ciglia finte. Alla fine questo è il risultato finale. Mi piace un sacco. Mi piacciono un sacco gli occhi. Passiamo un po' alle considerazioni finali di questa palette. È sicuramente bellissima. Le texture, le formule, i colori sono fantastici. L'unica cosa che ho potuto notare appunto era quella particolarità con il colore verde. Inizialmente sembra un colore molto più chiaro, quasi avocado, poi appena sta un po' lì sulla palpebra diventa effettivamente il colore che si vede in cialda, quindi un'oliva. Ma questa cosa non mi disturba minimamente, personalmente. Per il resto li ho trovati degli ombretti veramente ottimi. Quelli un po' più scuri e chiaro di per sé sono dei colori un po' più difficili da lavorare. Quindi anche questi sono stati un po' più complicatini da sfumare, per il resto fantastici. Il costo della palette è di 34,90€, secondo me ci vale. È come fascia di prezzo paragonabile a quella medio-alta, che può avere Nabla, Mulac e altri brand. Non hanno nulla da invidiare a questa palette che secondo me è bellissima. Per cui per me è assolutamente promossa. Sicuramente si farà tantissimi bei viaggi con me. Per il resto non ho trovato grandi pecche. Le uniche due che vi ho detto è quel colore che un po' ossidava e la difficoltà nello sfumare i colori un po' più scuri che io personalmente ho anche con altre palette. Quindi secondo me non è un problema solo suo. Voto complessivo per me è un bel 8. Non vedo l'ora di farci un sacco di altri look. Pertanto vi direi di sintonizzarvi sul mio Instagram. Se non lo sapete, ho creato un nuovo account che vi lascio qui, in cui pubblicherò solo nozioni di skincare e makeup. Per cui se vi interessa anche rimanere aggiornati sulla palette, vi consiglio di sbirciare lì. Niente, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così vi invito a iscrivervi di nuovo e a lasciare un like di supporto. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!